Parliamo dell'INAIL con una struttura con 12.000 dipendenti, con 200 sedi nel territorio nazionale, e che tra le varie attività, appunto anche quella del centro protesi di Rigorso, quindi una realtà a carattere completamente diverso da quella che può essere la sua natura di ente assicurativo, è una realtà che tramite, ci saranno tre filiali, c'è un punto diciamo attuale adesso a Vigorso di Budrio, provincia di Bologna, poi c'è una filiale di Roma, ci sarà una filiale tra qualche anno alle Mezze Terme, e punti clienti che sono Bologna, Milano, Bari e Roma. Abbiamo fornito qualcosa come 19.712 prestazioni che vanno dalla semplice visita, alla semplice plantare, fino alla protesi bionica, diciamo così. A fronte di 8.737 pazienti, e vi faccio notare che abbiamo sia pazienti INE, ma abbiamo anche una grossa percentuale, quasi un quarto sono pazienti ASL, quindi non INAIL. Infatti con un decreto del 1982 l'INAIL ha permesso l'accesso alle sue strutture anche a persone non invalide sul lavoro, con un personale di oltre 312 persone, e dove vedete che ci sono 176 tecnici, 76 sanitari e 60 amministrativi. Questo vi dà già un po' l'idea della multidisciplinarità che c'è al nostro interno. Abbiamo poi anche un reparto di degenza con 95 posti letto. E dicevo appunto che il modello operativo del nostro centro è almeno un'intenzione, perché poi sapete tutti che le intenzioni sono una cosa, la realtà spesso è un'altra. Comunque noi proviamo a mettere al centro del nostro trattamento la persona con un programma che prevede un'equipe multidisciplinare. Multidisciplinare vuol dire che c'è il medico, che è la figura dominante nella nostra area, si parla di riabilitazione, si parla di amputazioni, di lesioni spinali, quindi la figura di riferimento è la figura sanitaria, che vedete predispone il programma terapeutico riabilitativo. Poi, diciamo, a fronte di questo lavoro c'è il lavoro dei psicologi, degli assistenti sociali, che servono per contestualizzare l'intervento, sostengono e guidano il paziente e cercano, diciamo, di trovare anche le strategie e i comportamenti più adatti alla persona, quindi non tutti siamo uguali, non tutti reagiamo ad esempio all'imputazione nel nostro stesso modo, non tutte le persone vivono nello stesso ambiente, non tutte le persone che vedremo hanno le stesse aspettative e ambizioni. C'è chiaramente l'infermiere, che è la persona che cura in modo diretto la persona al centro, il fisioterapista, che diciamo così è il braccio, diciamo così, quello che esegue, quello che in teoria definisce il medico. Io reputo il terapista la pedina fondamentale, perché è quella che vive col paziente, mentre il medico è quello che nella nostra struttura purtroppo vive le cose un pochino più dall'alto, quindi fa questi bellissimi programmi, dicevo prima, in teoria il paziente al centro, poi banalmente mancano gli strumenti operativi. Lo strumento operativo è il terapista, perché il medico non va a fare la manipolazione, non va a fare terapia a casa del paziente. Poi c'è il tecnico ortopedico. Io sono un fautore di questo modello, ma sono anche un fautore che multidisciplinarietà ha un ruolo importante quando ognuno, prima di tutto, sa fare il suo mestiere. Perché se io dico di fare protesi e non sono capace di fare protesi, allora prendo aria fritta. Due, lo voglio fare. Ci sono tantissime brave persone che, perché hanno milioni di impegni, hanno tantissime cose da fare, che alla fine il loro lavoro non lo fanno. Quindi, alla fine, se questo meccanismo si colora solo di primari, di grossi luminari, questo qui è una scatola vuota. Se questo funziona, funziona bene e c'è veramente un valore aggiunto per il paziente. Noi facciamo anche un po' di ricerca e sviluppo, poca, diciamo, nel senso che abbiamo un comitato tecnico che ogni 2-3 anni valida dei progetti con la supervisione del Ministero della Sanità, dell'Istituto Superiore di Sanità, dell'Università, ci sono dei rappresentanti interni, c'è il rappresentante dell'Enea. E diciamo organicamente i progetti sono divisi in tre grosse macro aree. Diciamo, la prima, vediamo lo sviluppo di componentistica, lì vediamo un gomito, scusate, una spalla a 2 gradi di libertà che stiamo sviluppando adesso, non esiste sul mercato a livello mondiale. Perché? Perché non conviene produrla.
Quindi noi come ente pubblico cerchiamo di arrivare dove probabilmente l'azienda non ha, forniamo tutta la parte di pre-sviluppo, di studio del dispositivo, poi quando arriviamo ad un buon punto, noi non siamo produttori, cerchiamo di contatto con aziende che si prendano in carico questi progetti, provvedano al discorso della certificazione, della gestione proprio del prodotto. Quell'altro che vedete è un'articolazione da bagno per bambino, anche questo è un dispositivo che non c'è in mercato. Questi sono proprio due esempi. Poi la seconda area è l'area di sistemi di valutazione funzionale, è l'area, diciamo così, più rivolta alla clinica, clinica inteso col settore medico. Uno dei problemi grossi che abbiamo è quello di dire a un paziente: è riabilitato o non è riabilitato? È possibile dare in modo oggettivo la misura del recupero funzionale della persona? Sì, ci sono dei sistemi, la biomeccanica ci viene in aiuto, abbiamo un laboratorio che ha proprio come scopo quello di identificare nuovi protocolli finalizzati al recupero lavorativo. Il fatto di riuscire a dire con un sistema oggettivo: tu, rispetto a quello che è il tuo compito, la tua attività lavorativa, hai recuperato dopo un certo periodo, mi permette di ridurre i tempi in cui l'INAIL fornisce, in questo caso alle aziende, il rimborso per il fatto che il dipendente è a casa. Quindi c'è un grosso sforzo in questo settore. In più c'è un altro discorso molto importante che vedremo dopo. Esistono dei dispositivi talmente sofisticati, talmente costosi, per cui bisogna in qualche modo capire il rapporto costo-beneficio. Allora, il rapporto costo-beneficio tante volte lo si identifica tramite dei sistemi appunto di valutazione, che implicano ad esempio la valutazione del consumo metabolico per capire gli sforzi con un dispositivo piuttosto che con un altro. L'ossa integrazione e l'elettrostimolazione sono due tecniche un po' di frontiera in cui ci siamo impegnati da qualche anno, che sembrano promettere molto bene, soprattutto a livello di alcune fasce di protesi e di dispositivi per, in questo caso, l'elettrostimolazione per le lesioni spinali. Poi abbiamo l'aspetto, diciamo, legato più all'assistive technology, tutto quello che sono gli ausili, dove abbiamo appunto tre aree, che sono la mobilità, l'automobilità e la domotica. La mobilità in autovettura è uno degli elementi più importanti oggi. E pensate che un paraplegico arriva a fare 80-100.000 km all'anno con l'autovettura. Questo per dire quanto queste persone sentono necessità e abbiano rifatto anche della loro disabilità uno strumento di lavoro. La domotica, mi fa piacere qui avere la presenza di Ticino, quello secondo me è un bel esempio di collaborazione. L'azienda ha fatto il suo mestiere, noi abbiamo fatto il nostro mestiere, ci siamo semplicemente limitati a dire che cos'è che serve una persona che non ha l'uso delle mani. L'accessibilità è una parola che deve essere portata in ambito industriale, perché se io continuo a progettare il mio telecomando per le persone che non hanno le mani, questo telecomando costerà sempre tanto, perché i numeri sono ancora ridotti. Se questo criterio invece passa per la grossa azienda, probabilmente con 20 centesimi in più, forse neanche, di euro di costo aggiuntivo, riesce a rendere lo stesso dispositivo non solo accessibile per chi come noi ha le mani che non stanno bene, ma anche a chi non le riesce a usare. Abbiamo anche uno scopo istituzionale legato alla formazione. La formazione che si articola su diverse aree, stage, tesi, visite didattiche e corsi. Ecco, abbiamo un po' di tutto, ospitiamo tesi laurea, di dottorato, siamo provider accreditati ECM. L'ECM è Educazione Continua in Medicina, è un programma obbligatorio che il Ministero della Sanità ha fatto per tutto il personale in ambito medico, quindi dall'infermiere al primario al fisioterapista, devono ogni anno fare dei corsi che gli permettono di mantenere la qualifica professionale, vengono dati dei punti. Questi corsi vengono organizzati da provider certificati. Noi siamo un provider
certificato presso il Ministero della Salute. Questo vabbè, è un progetto, ci tengo a dire, un progetto che è nato l'anno scorso, è un laboratorio che si basa, basato sulla Assistive Technology. Starter appunto è Strategic Network for Assistive and Rehabilitative Technology in Emilia Romagna, progetto finanziato in Emilia Romagna. Quindi le nostre tre aree in cui operiamo sono fondamentalmente l'area tradizionale, protesi di arto superiore ed inferiore. Siamo nati in questo modo nel 1961, l'area della mobilità e l'area appunto della domotica e degli informatici. Poi esistono aree un po' trasversali, che sono appunto questa attività di ricerca, lo sport e la formazione. Vi ho messo qui visite domiciliari. Qui vorrei fare un breve inciso. Noi italiani siamo bravissimi a pretendere sempre, perché semplicemente una cosa ci è dovuta. Ci facciamo male, non abbiamo niente, però siccome lo Stato dice che per quel pezzettino di dito tu hai diritto a questo, io lo voglio. L'esempio classico è la fornitura dei pannoloni o dei cateteri. Tu sei un incontinente, sei una persona anziana, hai diritto a 10 cateteri alla settimana, tu 10 cateteri alla settimana li vuoi, che tu ne usi 50, che ne usi 2, tu ne vuoi 10. Con il problema che a quelli che ne servono 50, gli altri 40 si deve comprare. Quello che ne trova ne serve 2, gli 8 li metti lì e alla fine dell'anno li butta via. Allora, l'INAIL su questo punto di vista sta cercando di fare, secondo me, un passo veramente difficile ma doveroso, quello di contestualizzare le cose, e bisogna contestualizzare andando a casa delle persone. È un grosso sforzo, perché tante volte si va un po' anche a violare la privacy delle persone, ci sono le persone che gradiscono questo, le persone che invece non lo gradiscono. E quindi, insomma, quello che noi cerchiamo in questa visione di 360 gradi vuol dire non solo tutti gli aspetti della, diciamo, della disabilità, ma anche contestualizzati all'interno della propria abitazione, del proprio gruppo familiare. La tecnologia non è tutto. Vi accorgerete, quello che dirò, che non ci sono grosse tecnologie dietro, perlomeno la tecnologia che troviamo in un palmare, in un cellulare, è sicuramente superiore a quella che c'è nelle protesi, dell'ultima generazione. È più importante passare dal concetto ti do un oggetto a ti do un servizio. Il servizio vuol dire che io non solo ti do una protesi, ma uno ti insegna ad usarla, ti faccio manutenzione, ti permetto di avere un meccanismo che ogni tanto tu faccia la revisione. Quindi non vuol dire solo ti do un oggetto, ma ti insegno a gestirlo. E purtroppo il costo grosso oggi, pensate, non è nell'oggetto, ma è nella gestione. Poi, è più importante un sorriso o un ausilio? Anche qui, io sono del mio parere, oggi il nostro mercato, tra virgolette, quello degli ausili, sapete perché è in crisi? Perché ci sono le badanti. Perché è inutile che io sviluppi, ti faccia un dispositivo che ti aiuta a dare da mangiare un robottino, scusate, adesso parlo senza mezzi termini, se poi c'è bisogno di qualcuno che ti pulisca il sedere. Allora, se io ho già una persona in casa, una badante, che con 800-900 euro ce l'ho 24 ore al giorno, che mi fa tutti questi servizi, ma perché io devo andare a spendere altri 10.000 euro per un robottino che mi fa da mangiare? Perché? In più, quando la persona, e queste sono esperienze che difficilmente trovate scritte, quando la persona, il paziente, ha la percezione che dandoti l'ausilio, lui ti dice, ma perché mi dai questo braccettino robotico? Io ho già la badante che mi dà da mangiare. Non sarà che dandomi il braccettino robotico mi togli l'accompagnamento? Non va mai il dispositivo. Il robottino si pianta sempre, sempre rotto, sempre le batterie scariche, la protesi non funziona mai. Perché con il robottino non ci fai due chiacchiere, con la persona ci fai due chiacchiere. Io mi ricordo un caso sintomatico di un ragazzino cieco bilaterale, la mamma da quel punto è diventata i suoi occhi, le sue mani, tutto, la mamma gli faceva tutto. A un certo punto è venuta a fare le protesi per dire ma ti diamo le protesi in modo che tu sia indipendente. In realtà non avevamo analizzato bene il problema, queste protesi non andavano mai bene. E dire che quando eravamo in laboratorio funzionavano, poi le davamo, insomma, morale della storia, parlando una cosa e l'altra,
lo psicologo ci ha detto, lui ha detto, guardate, questo ragazzino qua ha la sensazione che perderà la mamma, cioè la mamma in qualche modo lo molla, allora le protesi non andavano mai bene. Quindi vedete come l'approccio tecnologico, io sono un ingegnere quindi insomma, mi dà fastidio dire queste cose, però non è tutto e soprattutto va preso veramente con le pinze. Non sempre il dispositivo più avanzato e costoso rappresenta una soluzione ottimale per il paziente. Il problema delle false aspettative. Allora, vedete questo manifesto qua? Beh, questo qua è un film Planet Terra dove c'è questa ragazza che ha addirittura un mitragliatore al posto della gamba. Scordiamoci che l'arto protesico, per quanto voluto possa essere, sarà mai equivalente all'arto umano. Scordatevelo. Chi vi dice, parla di bionica, vi dice di uomo, è una persona poco seria. È una persona che non ha l'onestà intellettuale, chiamo io, di quello che sta dicendo. Purtroppo, dico purtroppo, il mondo medico e una parte del mondo scientifico in generale non sono... non hanno questa onestà intellettuale. O meglio, è giusto dire che esistono certi studi, ma è giusto anche dire, uno, che sono pezzi da laboratorio. Ci sono tanti oggetti che sono nei laboratori di grosse industrie e non sono mai usciti sul mercato, semplicemente perché non c'è la convenienza a farlo. Allora, quando si dice, c'è un qualcosa che mi fa rimettere in piedi, bisogna stare attenti a quello che si dice. C'è un caso negli Stati Uniti, all'ospedale di Cleveland, che ha questo tipo di tecnologia. Questa è un'informazione corretta, ma dire che tu, grazie a un elettrostimolatore impiantato, puoi tornare a camminare, è una menzogna. Io ho conosciuto un ragazzo che adesso è a Montecatone, a Imola, che ha fatto parte di un progetto europeo che si chiamava SUAP, acronimo di Stand Up and Walk, alzati e cammina, a cui facevano parte i più grossi centri europei di ricerca sia a livello ingegneristico sia a livello di medicina abitativa. Si trattava di rimettere a uno che ha avuto una lesione spinale, un ragazzo giovane, che la prima cosa che un ragazzo di 20 anni vuole è tornare a camminare invece che stare sulla carrozzina. Chi è che non direbbe ti sottoponi a questo programma? Potrai ritornare a camminare perché c'è questo luminare che dicono che si può fare. Bene, questo qui si fa operare, si fa squartare, perché la verità è questo, ti aprono, ti vanno a mettere delle operazioni, ti vanno a mettere degli elettrostimolatori all'interno, ti mettono dentro la pancia un dispositivo che controlla tutti questi elettrodi. Non hanno messo bene l'elettrodo invece che fare così, fai così, perché è capitato anche quello, ti tornano ad aprire. A volte sono 2 mesi, 3 mesi in ospedale, non è che sono... Alla fine vieni che cammini così, con il deambulatore, per 10 metri, perché dopo quel affaticamento muscolare tale che bisogna comunque mettersi te, uno usa la carrozzina. Ma oltre a questo qui, finisce il progetto europeo. Tutti hanno fatto la pubblicazione, tutti sono contenti, si rompe qualcosa dentro. Questo qui contatta il responsabile di questo progetto qui e questo dice, non vi faccio. Il progetto è finito, non ci sono più soldi, chi ci lavora sopra, c'è più. La ricerca va fatta, per l'amor del cielo, ma bisogna, come alle persone che gli hanno buttato le mani dicendo, gli hanno rimpiantato le mani, dicendo hai di nuovo la tua mano, ma non gli hanno detto che dovevano passare da una situazione di persone normali, perché una protesi è stata una persona normale, a una persona che viveva con sotto immunosoppressivi per tenere basso il rigetto. E non mi vengono a dire che dei 3 persone che hanno reimpiantato, tutti e 3 hanno già chiesto di farsi la toglia via. Allora, quando uno dice do il mio corpo alla scienza, lo deve fare, ma deve essere chiaro, non dico ti torno a far camminare, ti do la tua mano. L'arto inferiore, vi faccio vedere tutti i mali. Guardate, questo è l'unico ginocchio, primo ginocchio al mondo, che spinge. Di solito un ginocchio funziona grazie al movimento del moncone residuo. Questo è un ginocchio che spinge, cioè ha un motore qui dentro che è in grado di far fare gli scalini a una persona di 100 kg. Pensate, questo è un grosso valore aggiunto. Un altro grosso valore aggiunto sono queste cose che si chiamano cuffie. Cioè quello che a una persona amputata di arti inferiore dà fastidio è il fatto che la pressione va a gravare sul moncone.
Allora, paradossalmente in questo caso un grosso beneficio non gliel'ha dato il, come si chiama, il motore del ginocchio. Questo hanno già che costa 80.000 euro, il servizio sanitario nazionale viene rimborsa 5.000. È questo qua, che è un qualcosa che ti dà il comfort. Quindi vedete, la tecnologia in questo caso, sì, sicuramente va bene, ma prima concentriamoci su quello e poi dopo magari andiamo a prendere il ginocchio. Un po' il discorso dell'arto superiore, guardate, questa è la prima mano articolata che stiamo sperimentando adesso, dove le dita si muovono in modo indipendente, però paradossalmente quello che la gente vuole è una protesi estetica. A parte i bilaterali, perché hanno perso due mani, uno normale, uno che ha perso una mano sola, fa tutto con la mano normale, quell'altra gli serve per non essere distinto e discriminato agli altri. Quando vi date una mano a uno, immaginate la sensazione di vedervi dare una mano senza due dita. Avete subito un gesto di repulsione. La mano è il biglietto da vista. Quindi l'importanza dell'estetica. Questi sono, è una protesi per pratica sportiva, vedete? È una protesi che è completamente diversa dalla protesi che si usa per camminare. La protesi che si usa qui è diversa dalla protesi che si usa nell'acqua, è diversa dalla protesi che si usa ad esempio per scalare. E pensate, questo qui è un ragazzo che sta facendo la tesi da noi, sarà un futuro ingegnere. Questo qui è argento alle Paralimpiadi di Atene, farà quelle di Pechino. Con questo ginocchio qui lui è saltato con una gamba sola, 6,50 m, con una gamba sola. Ve lo far vedere due filmati, uno è quello relativo alla signora di cui vi ha parlato probabilmente stamattina Lorenzo Pini, è una signora invalida sul lavoro a cui abbiamo fatto un'installazione un po' particolare. Questa persona qui ha una mobilità del lato superiore che gli permette ancora di usare, vedete che riesce a usare lo stick, ha anche una buona vista. Abbiamo fatto questa applicazione che comunica con l'impianto MyHome, quindi lei riceve i dati, dal palmare al web server che è collegato all'impianto, e con questo controlla la porta, controlla le luci, controlla i scenari. Questa secondo me è stata una buona esperienza per due ragioni. Abbiamo trovato un installatore competente. Tante volte noi ci troviamo di fronte a prendere installatori, cioè se io vado in una città devo avere qualcuno che sul posto sia in grado di risolvere i problemi contingenti. Qui abbiamo trovato una persona veramente competente. Con due incontri, nel primo incontro c'era un funzionario di Piticino che ha aiutato la tecnica a configurare l'impianto, dopodiché siamo partiti, noi abbiamo fatto la parte software, abbiamo configurato la casa secondo le esigenze di questa persona, e questa persona è autonoma, vedete? Allora, questa persona è una persona che utilizza il movimento degli occhi per controllare il computer. Queste sono le soluzioni estreme a quello del bacchettino che vi dicevo prima. Prima bastava un bacchettino, questo qui è un sistema che gli permette di parlare, lui guardando i pulsanti, vedete, di questo schermo, compone, scrive e poi dopo quando fa clic sulla bocca praticamente pronuncia quello che ha scritto. Questa è una persona che anche questo è un caso di esempio, perché era assistito molto dalla moglie e dai figli. I figli gli facevano supporto. Qui è un computer che gli permette di fare tutto, ma deve esserci qualcuno che, se c'è qualcosa, lo aiuta. Questo qui è stato commovente, vi dico, perché questa è la prima installazione, è stata veramente una cosa commovente, perché la prima cosa che lui ha detto, da adesso questi sono due figli che gli fanno da assistenti, ha detto vi voglio bene. E questo ha tutta una serie di ambienti integrati, tra cui appunto anche la possibilità di mandare email, di navigare su internet, cose del genere. Questo, ripeto, è un dispositivo, con queste considerazioni chiudo, insomma, che costa tantissimo. Costa tantissimo, ma credo che siano stati spesi bene. Purtroppo questo signore qui è un privilegiato perché ha una cittadinanza. Tante persone assistite al Servizio Sanitario Nazionale non hanno diritto a questo. Allora, bisogna riuscire a passare dal concetto di dare tutto a tutti, a dare a solo chi serve. Non hanno diritto. Se lei si fa male durante le vacanze, le fa l'assistenza al Servizio Sanitario Nazionale, che stabilisce dei prezzi massimi. Quindi, lei potrà avere per una protesi massimo 7.000 euro.
Se invece lei si fa male sul lavoro, diventa un assistito dell'INAIL, quindi come assistito dell'INAIL non ha più questa barriera, basta semplicemente motivare che quello che, semplicemente, tra virgolette, insomma, dimostrare che quello che io do è coerente con il contesto familiare, sociale della persona. In questo caso non lo devo pagare. Se lei non fosse stata assistita dell'INAIL, sì, avrebbe avuto tirare fuori 20.000 euro di trasferimento. Comunque niente, questi sono due esempi notevoli di come secondo me la tecnologia applicata riesce a risolvere i problemi. Ci sono degli altri casi in cui la stessa tecnologia ha fatto dei danni. Quindi secondo me, riassumo in due parole, bisogna capire esattamente cosa ha bisogno della persona. Che se ha bisogno della badante è inutile che gli vada a dare un braccettino robotico. Quindi bisogna capire il suo contesto familiare, bisogna capire il contesto dove vive, sociale. Quindi capire se c'è la vicinanza dell'installatore che sa fare il suo mestiere o no. Bisogna capire se c'è magari dei familiari, come in questo caso questo ragazzo, che riescono ad aiutarlo. Se queste cose sono verificate riesco veramente a spendere bene i soldi pubblici, altrimenti è l'ennesimo esempio di mala sanità, di mala...